What's my destiny? Udoji! Io lo so che tu sei Udoji! Perché non c'è un terzino che sia forte come te? What's my destiny? Udoji! Io lo so che tu sei Udoji! Perché non c'è un terzino che sia forte come te? Udoji! Salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video. E allora ragazzi, allora sembra veramente che la Juventus stia facendo su Stadium Plus. Prendi tutto una volta al giorno e vedi che vai meglio. La Juventus, penso, anzi credo, sta facendo sul serio, ragazzi, per Destiny Udoji, terzino sinistro dell'Udinese. Giovane, non ci credo. Ma che sta succedendo, ragazzi? Ma che sta succedendo? Allegri che chiede un ragazzo giovane. Ma che è? Sta finendo un mondo. 19 anni, ragazzi. 19 anni. Nato il 28 novembre 2002, se non vado errato, a Verona. Però, ragazzi, da genitori nigeriani. Però è italiano a tutti gli effetti, eh? È italiano a tutti gli effetti. Come Balotelli. Balotelli è nato a Palermo, proprio c'avevi i genitori ghanesi, se non vado errato. Però ha sempre più che la nazione italiana, ha sempre più che l'Italia. E quindi Destiny Udoji è italiano. O poi volete dire che è italo nigeriano, va bene così, italo nigeriano, però per me è italiano, ragazzi. Per cui potrebbe essere anche eventualmente un nuovo calciatore della nazionale in futuro. Penso che la Juventus, ragazzi, veramente che adesso sta cominciando ad accelerare su questa pista. Se non erro, avrebbe chiesto il prestito, poi con diritto eventualmente di riscatto, diritto d'obbligo, poi vediamo, ragazzi, per una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Per me, ragazzi, è un affare. Molti dicono che sono troppi. Per me è un affare, perché per i prezzi di oggi, prendere un calciatore di 20 anni a 20 milioni di euro, con quelle caratteristiche, con quelle prospettive, margini di crescita, che poi con Allegri, Gugazzi che cresce, però genericamente parlando, teoricamente i margini di crescita ce li ha, 20 milioni sono tanta roba. E quindi speriamo bene, ragazzi. Per quanto riguarda le altre trattative, ragazzi, Pogba e Di Maria, un passo alla volta, un centimetro alla volta, un pugno alla volta, un passo alla volta, un centimetro alla volta, un pugno alla volta. Stanno arrivando, ragazzi. Pogba mi dicono che il 99,9% è cosa fatta. Si stanno limando soltanto il robo di bonus, di cazzate comunque, ragazzi, cazzate. Idem di Maria, ragazzi, non state a sentire tutto quel che dicono, trattativa congelata, quella e quell'altra, no, ragazzi. Per Di Maria se non è 99,90%. E quindi questi dovrebbero essere i primi due acquisti della Juventus. Attenzione, ragazzi, perché c'è una piccola grana De Ligt, piccola nel senso che non vi spaventate perché De Ligt resta alla Juventus e rinnoverà sicuramente il contratto. Però c'è una piccola grana per quanto riguarda la clausola rescissoria, perché con l'agenzia Raiola, che ne cura i dettagli del calciatore, visto che Mino purtroppo è passato a miglior vita, la clausola che inizialmente, se vi ricordate, era di 150 milioni di euro, poi abbassatasi a 125, stanno cercando di portarlo a 80. Io poi queste cose delle clausole, ragazzi, non le capisco. Cioè, perché io devo andare ad abbassare la clausola a un giocatore? Cioè, che mi arriva un club di merda qualunque oggi e me lo porta via. Paga la clausola e me lo porta via. E io non posso far niente. Non posso neanche negoziare. Perché, ovviamente, se tu ti siedi a tavola e fai la negoziazione, tu puoi chiedere quanto vuoi. Puoi chiedere 100, 120, 150, 200. E devi trattare con me. Invece tu metti una clausola sopra un contratto. E mette una clausola pace di 80 milioni d'euro. Parlavo prima club che si aggira per Torino, ti paga la clausola, arrivederci e grazie, la pezza De Ligt. E perché io, magari, se posso guadagnare 100, 105, 110 su De Ligt, devo andare a guadagnare 80? Cioè, io queste cose che vanno ad abbassare le clausole non le capirò mai. Perché quando i calciatori, diciamo, vanno in Spagna, cioè ci sono le squadre spagnole, no, che quando mettono le clausole di 400 milioni d'euro, di 700 milioni d'euro, di 1 miliardo d'euro, che sicuramente molti di voi diranno, vabbè, ma queste sono esagerazioni. Ho capito, ma quelle sono esagerazioni proprio perché se tu vuoi il calciatore devi trattare con me. Perché se io metto la clausola di 50, 60, 70 milioni, come è successo per Erling Haaland, vedi il Manchester City, ragazzi, vedete il Manchester City, Haaland ha pagato
il sì di la clausola Borussia Dortmund 75 milioni di euro e se l'è appropriato. E secondo voi, se il Borussia Dortmund non avesse avuto una clausola su Haaland, minimo 120, 130, pur 150 milioni, perché il calciatore per me li vale. Non li poteva prendere il Borussia Dortmund. E voglio che li poteva pigliare. Però queste cose delle clausole sono un'arma a doppio taglio. Sono una fregatura. E alle volte rischi anche di... Vabbè, non voglio utilizzare certi termini. Comunque, ragazzi, queste erano in breve le cose più calde. È inutile che vi faccio e vi parlo di altri nomi. Perché, ragazzi, vi parlerò quando sarà il momento di parlare. Quando arriveremo al nucleo, al succo. Solo per oggi, ragazzi, vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti e sempre forza Juve. What's my destiny? Udoji! Io lo so che tu sei Udoji, perché non c'è un terzino che sia forte come te.